Namaste, io sono Alistair Brave, bentornati ad un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica che esce un po' quando cavolo mi pare, che vi mostra un gioco che potrebbe diventare una serie sul canale. Oggi vediamo For the Warp, un gioco che è in alfa 0.7.3, è ancora in corso di divenire, quindi aspettate un attimino, che però mi ha attratto per diverse cose. Una, grafica pixellosa. La pixel art in questo gioco è fatta veramente molto bene. Già solo il fatto che vedete il menu fatto in questa maniera, col titolo, con un po' di dithering, tutti questi elementi che tra l'altro sto imparando proprio a disegnare in pixel art, mi piacciono tanto. Musica molto bella. E poi un gameplay che vedrete, me lo ricordo poco in questo momento, ma unisce il deck builder e il card a qualcosina di FTL, o comunque che ha a che fare con la fantascienza e i salti temporali, eccetera eccetera, quindi vediamo pure, appunto, c'entra nei warp. Vediamo un attimo le opzioni, come sempre, musica e sound effect, quindi abbastanza standard. Qua abbiamo il pixel perfect, che voglio mettere sì, perché vediamo proprio di farlo super figo. C'è anche la possibilità di mettere rounded, che però questo mi fa abbastanza schifo, quindi andiamo pure su questo. Abbassiamo leggermente la musica, come mi chiedono. Abbassiamo da qua direttamente, andiamo sulla metà qua, dovrebbe bastare. E direi allora che facciamo un nuovo gioco da capo e vediamo pure di che cosa si tratta. Ha una bella storia dietro. Qui possiamo scegliere la nostra nave iniziale, che è Defeat Boss in System 1, Defeat Boss in System 3, quindi possiamo sbloccare le varie navicelle. Questa è la navicella standard, che ha 75 di hull e 10 di scafo e 10 di shield. La navetta standard, vediamo che cosa succede. Il warp gate più vicino è stato distrutto e non c'era opzione se non prendere la via più lunga. È un sistema pericoloso, quindi vediamo su cosa succede. Just maybe. Tra l'altro, per chi ha seguito anche la serie di Halfway, si ricorderà qualcosina di quello che c'è in questo gioco, comunque come tematica. Vediamo pure come funziona, perché effettivamente non lo so ancora neanche io, quindi impareremo insieme col tutorial. Usa soldi per comprare le carte, per quello c'è il deck building, e tra l'altro anche le carte così sono veramente fighissime, secondo me, con un sacco di bordi, di iconcine e robe varie, che secondo me sono veramente curate bene, anche tutti i font veramente fighi. Quindi compri con i soldi, in questo caso abbiamo 100 soldi, e ogni volta che compri ci sarà una nuova carta al posto di una di queste tre scelte. Abbiamo un equipaggiamento e abbiamo un plasma napalm, un inspiring shot e un nova jet. Questa costa 75, questa costa 15, questa costa 30 e questo costa 65, quindi interessante questa cosa, perché tra l'altro, se volete avere qualcosa in più su questo gioco, trovate tutti quanti i link in descrizione. Probabilmente c'è anche un link sconto, e ovviamente trovate leggendo un attimo la descrizione. Cosa andiamo a comprare? Perché questa è blu? Perché è di rarità rara, mentre questa è comune. E questa anche comune? No, questa è non comune. Quindi come Magic ci sono le comuni, le non comuni, le rare, eccetera eccetera. Questa ci farebbe spendere 75, il triplo del danno deals 3 damage equal to the cost of all your card in your hand. Quindi se avessi, questa funziona se ho tante carte in mano, quindi non adesso. Andiamo con questa, che mi fa avere più carte, dai. Inspiring card, e facciamo X, così vediamo cosa succede al resto. Each movement costs one fuel, quindi ogni movimento costa uno di benzina, ed è la F che c'è qua sopra. Questo è gli HP, questo è la differenza tra questo e questo. Ah, questo è il numero, questa è la barra di energia. Qua abbiamo questo per le regole, tra l'altro ci sono tutte quante le regole. Non puoi avere più di 5 carte in mano, gli scudi non utilizzati spariranno a fine del turno. Usa le carte, usa o scarta le carte e le mescoli di nuovo, eccetera eccetera. Quindi sembra essere proprio un deck building classico. Noi siamo qui e dobbiamo arrivare al warp gate. Qua c'è il segnale di aiuto, mentre da questa parte c'è uno stile. Andiamo verso lo stile, così vediamo come funzionano i combattimenti. Combat tutorial, quindi abbiamo la Free Zone Pirate, quindi i pirati della zona libera. Usa le carte per attaccare i tuoi nemici o carica gli scudi della tua nave.
La tua nave ha 3 di energia all'inizio di ogni turno, le carte hanno un costo di energia che è qua sopra, al fine del turno pesca 5 carte e l'energia sarà restaurata. Play shield card to block damage, ok, possiamo usare gli scudi per bloccare gli attacchi avversari. Gli scudi non spariscono alla fine del turno. La barra degli HP nemici, puoi vedere cosa farà la tua azione, cosa farà la sua azione nel prossimo turno. E possiamo cliccare una carta e portarla sul nemico. Fico, fico, fico. Bene, quindi lui ci fa dai 3 ai 9 danni. Noi possiamo usare questa. Bello che abbiamo il... Vedete sopra c'è quel pozzettino che si muove, sembra tantissimo quello dei dischetti, dei floppy disk. Possiamo caricare ancora un po' gli scudi. E andiamo ad attaccare lui. Quindi gli facciamo 5 danni, ci curiamo, ce ne ha fatti 4, quindi siamo tranquilli. Questo fa danni, questo fa danni al target, quindi spariamogli. Tiriamo sugli scudi, no, spariamogli ancora. Abbiamo ancora quanto di... questo cos'è? Ah, queste sono le carte che abbiamo a disposizione, queste sono le sue carte nel suo deck. Così vediamo effettivamente che cosa ha il suo deck. Questo è il log di tutto quello che è successo. Questo gioco è fighissimo. E questa è quante azioni possiamo fare. Quindi adesso posso decidere se ripararmi o no. Andiamo ad attaccarlo ancora. Offensive effect. Ok, mi ha fatto qualcosa. Mi ha tolto uno di shield. Vabbè, 3-9 danni vuol dire che posso sopportarli. Andiamo pure avanti ad attaccarlo. Magari uno di questi li mettiamo e uno di questi lo attacchiamo. Questa è da usare all'inizio perché mi permette di pescare subito una carta eventualmente. Comunque attacchiamola, vedete che abbiamo già 5 carte a disposizione. E ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ricevuto 19 crediti e uno di fuel e poi possiamo scegliere una carta perché ce l'abbiamo. 10 danni a tutti i nemici con il plasma che però costa 2 e questo è quality over quantity. Fai 5 danni for each uncommon card in your hand, including this one. Quindi queste sono le carte... Le carte verdi sono quelle non comuni. Andiamo con questa però. E abbiamo fatto la nostra prima cosa. Quindi vedete che adesso posso esplorare in giro. Qua c'è un ostacolo. Qua c'è un ostacolo. E adesso posso andare ostile. Credo sia ostile anche qua. Ostile anche qua. Direi di avvicinarci più che altro di là. Possiamo fare così per evitarlo. Questo è un ostacolo. Quindi possiamo saltare anche della gente. Andiamo qua. Cosa c'è qua? Tradership, hai trovato un venditore, ti danno un'offerta, we are low on fuel, ti hanno offerto 54 per 6 di fuel, io ho 8 di fuel quindi diciamo di no, quindi c'è questa cosa qua che possiamo fare eventualmente, vediamo di avvicinarci al distress signal, che ho bisogno di un po' di energia, siamo in prossimità, sono tanti droni piccoli, che figata. Possiamo fare 5 danni, 6 danni o 6 danni. Andiamo a attaccare questo. Andiamo a metterci lo scudo. E andiamo ad attaccare questo sempre. Attenzione perché attaccano un po' tutti. Infatti comincio a farmi un po' di danno. Questo farebbe male a tutti quanti. Quindi portiamo uno di questi e poi facciamo il super mega attacco. Boom! Ok, andiamo di shield. Andiamo di shield e andiamo ad attaccare questo. Perfetto, fuori uno. Cominciano a farmi un bel po' di danno. Abbiamo il plasma? No. Allora andiamo di scudo. Andiamo di scudo ancora. E andiamo di attacco su questo. E che si mettono lo scudo e basta. Quindi una volta attaccano, una volta fanno scudo. Non posso avere più scudo di così, no? No. Allora attacchiamo questo e attacchiamo questo. Ho fatto solo un danno perché avevo lo scudo. Au. Shield. Bello che si può andare abbastanza veloci quando si impara bene il gioco. Questo di qua, questo di qua, questo di qua. E l'abbiamo sconfitto. Ci ha tirato via metà energia, ma abbiamo vinto. FTW. FTW ci dà 23 crediti e damage taken. Quindi questa è manovre evasive, questo è... shield ricochet, quindi la possibilità di fare 5 danni e avere 5 di shield che effettivamente ci servono. Andiamo ancora di qua.
Vediamo di qua. Abbiamo un habitat orbitale distrutto. È stato qualcosa che non che è andato molto male. Basta? Ah, ok, abbiamo avuto un pezzo di storia, a quanto pare. Questo che cos'è? On off. Ah, abbiamo l'equipaggiamento da aggiungere e togliere. Fico anche sta cosa qua. Qui abbiamo le nostre carte, non ne ho comprate tante, infatti mi sono tenuto un sacco di soldi. E tra l'altro qua vedete i sistemi. Varlam, Carthium, Xinto, Psyur e Mirum, che sono tutti quanti quelli che andremo a visitare. Abbiamo 4 di fuel, quindi 1, 2, 3, 4. Ce la facciamo giusti, se andiamo diretti qua. Dobbiamo per forza combattere almeno uno, quindi andiamo contro questo. Vediamo cosa succede. Siamo contro i Borg praticamente, che sono però un D8 messo in questa direzione qua. Hai 70 di energia però. Wow. Andiamo ad attaccarlo con questo e basta, perché fa più danni anche se colpisce solo uno. Devo attaccare te, sì, che mi sono messo anche la difesa. E andiamo a usare di nuovo questo? No, perché è meglio usare due di questi. Perfetto. Assembly done. Ha tirato fuori un drone. Maledetti. E quindi cosa facciamo? Andiamo di plasma su... Continuiamo ad attaccare lui? Visto che non hai scudi. E facciamo ancora così. Sta tirando fuori un sacco di droni. E adesso avrei bisogno della... Allora, intanto ti continuo ad attaccare a te. E che posso fare l'attacco che colpisce tutti. Se mi arriva. Ah, perché ne ho fatte solo due? Non... Mi ha fregato un attacco? Ok, distrutto lui. Shield. Adesso bisogna distruggere quelli più piccoli. Shield. Plasma. Plasma. Shield. E questo. Un po' di danno a tutti. Tu attacchi lui. Tu attacchi lui. Tu attacchi lui. Ottimo. Mi piace il fatto di dover trascinare le carte sui nemici. Mi piace molto. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo 36 di energia. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo solo uno di fuel adesso. Quindi vediamo se ce la facciamo. 29 crediti. 4 di shield. Usa 5 shield e fai danno a uno. Andiamo con questo. E andiamo pure all'uscita allora. E questo mi fa uscire. E c'è una battaglia, ok. In questo caso, bella questa. Free Space Pirate Boss. 160 di energia, un bel po' di roba. Vediamo pure di fare così per iniziare. Ricarica. Questo costa solo, costa zero, quindi posso usare tutte. Andare ad attaccarlo. Intanto gli ho tolto un po' lo shield. Però c'è ancora un parecchio da fare. Shield ne ho al massimo, quindi andiamo ad attaccarlo di brutto. E poi ovviamente diversificheremo, perché abbiamo sempre più roba. Andiamo con questa. Poi andiamo con questa che è gratis. Poi andiamo con questa e poi andiamo con questa. Mi ha tolto qualcosa, non so. ...118 di energia. Lui me ne ha fatte due. E facciamo questo, che così si ricarica ancora. Andiamo avanti con calma, dovremmo farcela, eh? Ok, 10, lui fa 6 danni, perfetto. Andiamo con questo, andiamo con questo, andiamo con questo. 7 danni, perfetto. Abbiamo il napalm finalmente. Andiamo con quello. Forse non conviene. Quindi andiamo a ricaricarci gli scudi e attaccarlo con questo. Ah, cavolo, ha fatto 11 danni. Andiamo con questo. Con questo. E con questo. 62 di energia.
Questo non lo possiamo usare adesso, quindi andiamo ad attaccare. Ah, ho sbagliato. Avrei dovuto attaccarlo con quella da 2, ma va bene lo stesso. Attacca, difendi, attacca. Sai che c'è 46 di energia. Au. Vediamoci gli scudi alti. Less energy available. Ah, mi ha fregato uno di energia. Ecco cos'è che fa. Va bene, non importa. Tanto ti legno lo stesso. Energy plating. Draw a card e attacca. E vuole attaccarmi ancora, quindi io mi metto gli scudi. E poi ti attacco a te. Ottimo. Scudi. Attacca. Scudi. Scudi. Dai che hai 6 di energia. Muori. Quasi. Muori. L'attacco della Madonna. E ce l'abbiamo fatta. 33 crediti. Abbiamo Bribe. Usa 30 crediti. Rimuovi target non boss. Ok. E questo è... Prendi 2 di energia e perdi 6 HP. Mi piace di più questo. Quindi perfetto, questo era For the Win, molto molto figo, abbiamo la Workstation 76 e ci stiamo trasferendo al sistema Cartium, che è il secondo schema. Quindi molto figo, un gioco a run con il market ovviamente per poter acquistare le cose, questo l'abbiamo già visto, pian piano cominceremo anche a imparare le varie cose. Abbiamo l'equipaggiamento, ecco, questo vediamo di capirlo, quindi questa anziché essere come le altre che vengono spese, è un equipaggiamento che abbiamo in alto come un altro deck. Each time you discard a card, gain one energy. Ok. E qua c'è un'altra che costa addirittura 120 e questa è epica ed è viola. È bello perché si complicano anche le cose. Deals 5 damage for each uncommon card. Choose one, deals 7 damage. Questo mi piace. E andiamo anche con questa. Sì. Andiamo con questa, facciamo ancora un attimino giusto per... Vediamo cosa c'è qua. Le rovine. Ok, ci sono anche dei posti particolari. Che fico. Quindi abbiamo anche delle cose da trovare qua intorno. Quindi sei entrato nel tempio dei vecchi Xinto. Cosa puoi fare? Puoi andare a prendere 18 oppure esplorare. Andiamo a prendere 18 crediti. Ah, ok, ho fatto floor 1, poi 23 crediti, ho perso 2 HP, ma ho preso. Posso continuare ad andare avanti. Non facciamo exit. Quindi fico e andiamo un attimo a combattere una volta, perché voglio vedere di provare le carte nuove. Direi che per questo sneak peek un po' è tutto. Come faccio a scartare le carte? Che bel suono che è. Che c'è? Che figata. Ok, allora abbiamo questo che è da 50 e questo da 45. Cominciano ad essere tostini. Questo sembra uscito veramente da dei robottoni giapponesi. Comunque andiamo ad attaccare questo, questo qua e questo qua. Anche anziché trascinare posso proprio spostarle del tutto. Qua attacchiamo questo. E attacchiamo così. E facciamo così. Mi hai fregato una cosa, io ti attacco con questo. Volevo vedere se usciva una carta nuova. Spendi 30 crediti, che però non credo di avere. Ah, ok, gli paghiamo 30 e lui se ne va via. Fico. E qua possiamo, per fare choose one, posso fare così e fare 7 danni. Boom, gli faccio 7 danni in questa maniera. Fico, così abbiamo visto un paio di carte nuove anche. Lui può ripararsi anche. Draw a random card with 3 energy cost from your deck. Quindi questo è gratis. Perché non ha funzionato? Non so perché non ha funzionato, ma va bene. Va bene, va bene, va bene. E facciamo così. Così. Come si fanno a scartare le carte? E soprattutto...
Come faccio a scartare una carta? Queste sono le mie carte. Mi manca solo capire come si scartano le carte. Questo, ah, ok, posso decidere. Each time you discard a card, gain one energy. Questo è l'equipaggiamento che ho a disposizione. E posso decidere se disattivarlo, attivarlo e roba del genere. Come faccio a scartare la carta, però? Rules. Ah, come faccio a scartare questa carta? Allora, io posso fare hover e quando la clicco lei si ferma. Se la clicco col destro non succede niente, se la clicco col centrale non succede niente, se la clicco con questo... Così l'ho scartata. Giusto? Non lo so. Questa? No, perché ho usato una roba da zero, quello ha funzionato così. Come faccio a scartarla? Magari è una roba semplicissima. A meno che scartarla non vuol dire fare finire il turno. Quindi in questo momento ci sono due carte, perché cos'è che mi dà lui? Mi dà uno di energia ogni volta che scarto una carta. Quindi vediamo se è vero. Adesso ho 10, devo aspettare che di avere meno shield, e tanto ti curi e basta. Dai, attaccami. No, resta a ripararsi perché ho già ucciso, era l'altro quello che aveva bisogno di, che sparava. Vabbè, facciamo ancora un combattimento solo. 13 crediti, 2 di fuel. Remove shield from all enemies and disable them. Each active drone gains 2 attack. Che non ne ho. Quindi andiamo con questa, che è una carta un po' più tostina. Andiamo a fare un altro combattimento. Allora, io adesso ho 0 di shield. Quindi... Ok. Rimuovi gli shield. Quindi hanno 0 shield loro, perfetto. E anche disrupt field. E adesso tocca di nuovo a me, quindi gli ho fatto passare il turno. Picco. Quindi io faccio il napalm. Faccio anche questo. Scarto 3 carte, ma ho sempre 0, quindi non è quello. Deve esserci una maniera per scartare le carte che non so. Vabbè, lo scoprirò allora offline. Mi fa piacere avervi mostrato questo For the Warp, no For the Win, Pack the World, come qualcuno dice. Comunque mi è fatto molto piacere mostrarvelo e ci vediamo quindi al prossimo episodio di Sneak Peek, la rubrica che esce un po' quando mi pare, che vi mostra un gioco che potrebbe diventare una serie. Questo sicuramente ha del potenziale, ve lo dico e scrivetemelo sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima, io sono Mr. Brave.